Petriccione, la squadra Terni è saltata ancora. Petriccione! Bella a tutti, ragazzi. Benvenuti, sono Metti Mars. Siamo di nuovo qui con il nostro grande Barry, con il nostro ancora più mitico Ronzo Canà. Oggi è una partita importantissima perché dopo Benevento, che abbiamo perso, dopo Torino, che abbiamo perso, ci troviamo davanti a un mostro sacro, il Milan. E io sono letteralmente terrorizzato. Milan, ragazzi, io ho paurissimo. Andiamo. Bella, aspetta, qua c'è anche quella nera. Bella quella nera. Mettiamo la classica o quella nera? Quella nera è una figata, ragazzi. Mettiamo la classica, dai. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. E come battizzo, contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata, protegge la Madonna dell'ingoronete. Con l'olio, il sale e l'aceto, mi protegge la Madonna dello sterpeto. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato. Non voglio, posso andare, voglio andare a casa. Aiuto. Mamma. Ecco l'11 titolare del Milan. 4-3-3, il modulo scelto dal tecnico per il match di oggi, con due esterni Non li offensivi voglio e un punto leggere, centrale. Silva, Potrebbero essere Conti, la chiave del Vels, match. Molto Locatelli, dipenderà dallo spazio Semic, concesso loro dalla Semic, quant'è difesa che la do avversaria. che io? Vergara, Conti, Locatelli. Ecco la formazione della squadra No, Milan. non ce l'ho io Hanno scelto di questo. schierarsi col 4-4-2 col trequartista dietro le punte. La sua posizione alle spalle dei due attaccanti potrebbe essere Poi mi sa importante ragazzi per il che match. proveremo anche le nuove formazioni perché questa in bianda era perfetta, in A mi sa che non funziona. Cioè le devo tentare tutte Devono lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta in casa ragazzi. Ma dell'ultima non me lo uscita della ricordo ogni Milan. 3 secondi, Sono state reduci da una sconfitta zitto. per 1-0 che potrebbe aver lasciato strascichi Strascio. nell'immorale. Rischiano di perdere anche C'è oggi. manco più denti. Niente che strascio. Vai Ragazzi, Mino. su. La grande Gomez. Buon recupero del pallone. Ah, è in Torna forma Mino. per passarla agli altri, è in forma, sì. Occhio all'avanzata del Milan. Andre Silva. Grande Grande sesso. tackle difensivo. Si fa beffe l'attaccante. Cutrone. Cutrone è lo specialista dei passaggi in no sense. Conti. Io a casa mia sarebbe Andre stato Silva. fuori gioco, eh. Prova alla buona per Royce. Grande male. Sarà dunque calcio d'angolo per il Milan. E comunque siamo già in difficoltà, eh. Siamo allo 0-8. C'è il cross di Andre Silva. Tiro Parata via, tiro via, tiro incredibile via, tiro via, questa tiro via, che salva la porta. tiro Piovono applausi dalle tribune, giusto, ha compiuto un vero e proprio via, tiro 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 via, ti
traversa. Michele, a me quello che per la squadra mi dispiace fino a un certo punto, mi dispiace per tutti per Michele, perché ha un 79 di overall, potrebbe stare benissimo in queste squadre importanti e vincere. Vai Cutrone! A spazio, prova. Ma cos'era? Rimbalzata sul corpo del difensore, si ripartirà con un calcio d'angolo. Ma dai, ma non è possibile. Mallè, ma perché Mallè? Prova la botta. Ma non ci credo! Ma cos'è? Possibile la loro gioia! Se seguono! Ma non me l'aspettavo io! Hanno segnato al termine di una splendida trama! Hanno battuto benissimo il corner da sinistra, è un gol davvero voluto. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Il tecnico è sicuramente contento. Senza parole, ragazzi. Era importante passare in vantaggio. Non ci credo.
Ma io gli faccio, gli dedico una via in Ed ecco piazza, una dunque arrivato il primo statua. gol dell'incontro, 1-0. Montolivo. Andre Silva. Va, cominciano a Aspetta sbagliare anche i Vidal, passaggi combinazione questi, che tiene oh. sotto il lancio e recupera palla. Si sono demoralizzati. E io sto prendendo Montolivo mette in fiducia. posizione. Ma ora Buona palla. cos'era? Ma che botta era? Wanyama. Ma che è impazzito? Trippia. Trippia. Vieni Andre trippa, Silva. vieni trippa. No. Ezzela. Grande palla. Vieni, vieni. Vieni, vieni che ti ho fatto il gollettino buono. Vieni. E mo ti sei anche cacato addosso. Oh. Ha spazio per andare. Occhio al No. tiro. Palla fuori di poco. Ha No. deciso lo stesso a No. calciare. Nonostante fosse Un pressato dal difensore, centimetro! difficile fare meglio. Anche quello mi viene addosso, quell'altro cretino, ma vai dall'altra Attenzione parte qui dal così te la tecnico che ha visto passavo, sfumare il doppio vantaggio per la propria squadra. no? Cretino. Mi viene addosso. Che ci viene a fare addosso a me, no? Smarcati piuttosto. Vergara. Sì, Royce. comunque stanno cagando addosso, lo sento. Vai, 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 insisti, grande. Cattivo così. Ecco. Simic, Ottima la chiusura, ragazzi. ferma l'azione. Eppure un giorno Punta tipo. l'area. Vai! È il tuo momento, è il tuo momento! Attenzione. No, ma che m***a hai fatto? Ma perché? Queste cazzate. Wanyama. C'è una buona No, no, occasione. no. E c'è la Meno conclusione. male, meno Incredibile male. il gol che si è mangiato qui, Stefano. Meno male se li Entrando in mangiano anche portiere loro i con tutto lo gol, specchio della porta a disposizione. Errore grave. Gaudino. eh. Ragazzi, un altro gol, un altro gol. Puttrone, fuori. C'è spazio per andare. Io però. Fuori gioco. Ma di Sarri in chi? quel Ma di momento. cosa? Ma di dove? E non la voglio perdere questa, ho fatto Trippia. il gol, non pensavo manco di farlo. Andre Silva. Pallone profondo, Oh, e pericoloso. cazzo, ma Occhio tutte le qui a volte ve lo fate Royce. Cosa scappare, succede, ragazzi. Stefano? Si erano mangiato Chiudetelo. le mani, visto che poteva essere il gol del pari. Ha avuto la palla Grande buona, ma ha pari. State saputo zitto. sfruttarla. Grande pari, lo fai a casa tua. Gaudino. Vai Gaudì, vai Gaudì. No, Gomez! Occhio al suo movimento. E ho cutrone, Pellegrini porca parte per il troia. tutto. Mannazza il caso, ma. Cutrone Royce. è attaccante, no? Ora, Montolivo. uno attaccante che non riesce a fare un Totti. passaggio in fila. Guarda, Andre Silva. Palla che magari a questi lo destra. vogliono fare per forza un gol adesso, capito? Montolivo. Oh! Attenzione. Era scritto, Pallone. quando fuori iniziano a fare i Infilato passaggi il così in pallone serie. incrocia le pali. Che non Splendida riesce nemmeno a stare realizzazione, come possiamo scritto, rivedere. no? Messa dove il portiere non poteva arrivare. Arriva il momento Splendido che gol dicono: questo. ok, adesso il gol lo Hanno devono fare per pareggiato forza e lo dunque 1-1. fanno. Cutrone ha sbagliato il passaggio. Interrompono bene l'azione. E l'arbitro dice che può bastare. Posso levare Cutrone dalle balle? Allora, c'è Lucia di che basta, eh? Ciao Cutrone. È tutto pronto a San Siro per il calcio d'inizio del secondo tempo. Condanna Montolivo. Cutrone. Chiameremo la condanna. Possono ripartire Grande. dopo il recupero del pallone. Gaudino. Dai, su. Ferma Ragazzi, l'azione, ma non recupera il c'è pallone. nessuno Riprende davanti, sulla ma che traiettoria. c***o fa, Guadagna metri verso l'area. Guadagna metri. Ottima eh? lettura del Bravo, difensore bravo che ha capito tutto Saloni, e ha recuperato il complimenti. pallone. Locatelli! Questo poteva essere il Io gol di tiravo più vantaggio. forte, Locatelli. Sto diventando allenatore Buona la sua prova del di Milan 45 anche. minuti. Può fare ancora meglio.
Ha mandato in fronte. Vai Gomez, vai Gomez, vai Gomez, guarda che c'è la strada, guarda. Può colpire da lì. E due Gomez, se due Gomez, se due. Questo me l'ha lasciato fuori però, E questa Piera è un'analisi tattica perfetta. Condivido tutto quello che hai detto. Ha detto, mister, mi metti in campo che sono in forma. C'è la fascia. Un gol bellissimo, importantissimo. Questo no, sorprendente. C'è da hanno aperto, io ho te. Questo vantaggio a sorpresa. Ho messo. L'allenatore si affida dunque a questo campo. Ah no, il primo non l'ha fatto, è vero, il primo ha fatto Sessico. Giusto, comunque. Importante che l'abbia fatto. Cambia l'Arsenal, c'è l'arrivo di un nuovo calciatore molto interessante sul quale c'erano. Aglio, cominciano con passaggi maledetti. È arrivata l'ufficialità da parte del club. Dai, oh, corri, corri. Un giocatore in quel ruolo e sono riusciti a bruciare la concorrenza. Grande Diogo, Diogo Lo. Almeno costa una marca di uno yogurt. C'è il cross di Royce. Mamma mia. Edoardo, aspetta un secondino perché siamo un po' nella merma. Palla messa in mezzo da Ron. Sciacca! Oddio. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Ragazzi. Andre Silva. Trippia. Ecco il tiro. Meno male l'ha stoppata. Qui il portiere. Dai. Dai, vai Gaudì. Vai Gaudì, se ti lasciano passare vai Gaudì. Vai Gaudì, se ti lasciano passare vai. Oh, oh, oh. Sì, 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 sì. Abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la ripunta. Hanno un discreto vantaggio. Anzolo, il mito. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. L'hanno lasciato calciare indisturbato da due passi. Ma non se l'aspettavano. Pier, l'avresti probabilmente messa anche tu da lì, eh? Sì. La regia ci mostra nuovamente il gol. Questo sempre rompe le balle. Le avresti messa anche tu, come per dire. Tutto facile quando fanno l'altro. Ragazzi, che partita. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Vergara. Oddio, oddio, oddio. A metri a disposizione. No, ma non è possibile. Ma come cazzo fai a non fa queste cose facili? Facili. Restituisce bene il pallone. Possono ripartire. Oh, ti stacchi. Ben in soccorso. Buona l'intuizione qui. Palla che sbatte contro i legni della porta. Delle volte vai, bestie. Vai, vai. Una conclusione leggermente imprecisa. Poteva fare meglio. Sostituzione in arrivo. Diventato anche bestia. In realtà lo mette come sostituto perché a Gomez che non ce la va più. Vai, 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 vai. E muoviti, cazzarola, già due che te le mangi. Ma bello questo. Conclusione controllata. Cacchio, però bravo bestia. Ti hanno già mangiati due gol, stupido proprio. Cambia di fronte l'attacco con questo lancio che taglia tutto il campo. Occhio all'avanzata del Milan. No, l'hai toccata te, Ciccio. Fa il furbo, Non cambio per il Milan. Ma guarda questo. Oh, ma vi levate un po' dalle balle. Gaudino. Su. Mitico Bari, Mitico Bari, Mitico Bari. Dai, corri. Occhio al tiro. E dove l'hai visto il tiro? Angolo. Il portiere rimane fermo e recupera il pallone. Hai visto comunque il nostro amicone. Un altro ottimo tocco. Andre Silva. Offside che ci sta tutto. Ma un pelino, Invece di puntare subito verso la porta. Esce dal campo tra gli applausi. Vai Malè. Davvero una buona prestazione. Prova impeccabile la sua. Malè, un portiere Meroni anche te, Migliore in campo. Vai Luis, vai Luis. E però Luis, c***o.
Se vedi che ti chiudono, passa. Indica 3 minuti di recupero. Darmian. Bestie, ma io ti amo, bestie. Vai, vai che ci sta triangolazione. Vai! 4-1. Il divario tecnico fra le due squadre è stato grande. Questo è il modo ideale per festeggiare una vittoria. Ragazzi, ma scusate, ora vorrei fare una piccola precisazione. Io ho perso con il Torino, che mi hanno massacrato perché ho fatto un solo tiro in porta, loro ne hanno fatto 20. Col Benevento straperso e col Milan 4-1. Ma com'è qui il discorso? L'impressione che ne avrebbero fatti altri. Boh, io rimango. Dovrebbe essere il contrario. Oh, due. Secondo. Risultato che si fa pesante in questi minuti finali. Ma che fare? Conti. Rischia l'arbitro, la partita si chiude. Non ci credo. 4-1. Non ci credo. Questo, fammi dire, Stefano, è proprio la bellezza del calcio. Oggi nessuno avrebbe scommesso su questo risultato. Ma è vero, una vittoria meritatissima. Frutto dello spirito di sacrificio e della capacità di crederci e lottare fino all'ultimo minuto. Prestazione di altissimo livello la sua, questo. È andata a abbracciare il suo amico cinese. Ha successo la sua squadra con una fantastica doppietta, una prestazione di grande impatto. Mamma mia, ma 4-1. Io penso di perdere 4-1. Allora ragazzi, direi di concludere qui. Sono veramente contento, ma al tempo stesso altrettanto stranito, perché mai avrei detto di vincere 4-1 contro il Milan, ma mai nella vita. Anche perché prima abbiamo fatto altre, questa è la terza partita, le prime due, la primissima partita abbiamo fatto a Cortina, abbiamo perso 1-0, ma abbiamo perso in una maniera bruttissima, perché non ce la facevamo nemmeno a fare, abbiamo fatto un tiro solo in porta, l'ha fatto Cutrone, quindi vi potete immaginare. Però avranno fatto 20 tiri in porta. E poi era Benevento, e anche lì abbiamo perso, mi sembra, 1-0, non facendo granché. Il Milan ci doveva massacrare, e invece miracolosamente 4-1. Quindi va bene ragazzi, io comunque concludo qui. Come sempre lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate, che mi fa piacere parlare con voi. Ci vediamo alla prossima, grazie a tutti, ciao belli.